it's a fact that I'm the seventh son. Ospite della puntata Alessandro De Filippi con il suo ultimo romanzo Viene la morte che non rispetta, edito da Einaudi. Alessandro, benvenuto. Grazie. Questo romanzo giallo si svolge a Genova e inizio appunto da Genova. Novembre a Genova è un mese esagerato, soprattutto di domenica. Magari ti capita un giorno di Maccaia, con il mare immobile e il cielo come un coperchio di ghisa. E sudi che ti pare l'Amazzonia. Perché Genova, anno 1952, siamo nel dopoguerra. Siamo nel dopoguerra, perché Genova? Intanto perché Genova è una città che mi ha sempre affascinato moltissimo, è una città che è secondo me una città per molti versi simile a Torino. Ho sempre pensato che Genova e Torino siano due metà della città perfetta, in un certo senso, no? Torino è l'entroterra di Genova, Genova è il borgo marinaro di Torino, e insieme costituiscono la città perfetta. Il carattere dei genovesi, il carattere dei torinesi è un carattere simile anche, Bugianemmo, Bugnoni, eccetera, eccetera. Mia madre poi, sebbene torinese, nata a Torino, iperpiemontese, era in realtà di famiglia ligure, e quindi ho ancora dei parenti nella Liguria. E a Genova ho fatto parte degli studi. E poi perché il 52? Perché, per due motivi. Uno perché una serie di miei libri precedenti era ambientata negli anni della Seconda Guerra Mondiale e mi interessava continuare a esaminare l'Italia negli anni successivi. Due, perché io sono nato negli anni 50 e mi sembra, probabilmente quello che sembra a tutti quelli che cominciano ad invecchiare, che fosse un'epoca più semplice, più piacevole, gli anni 50, gli anni 60, c'era la bottega dove andavi a chiacchierare col verduraio, col lattaio, conoscevi tutti nel quartiere. Mia madre mi portava a fare la spesa in via Barbarù, qua a Torino, e mi ricordo che salutava tutte le signorine anzianotte che sedevano fuori dai portoni sulle loro panchette, sulle loro seggioline, e che si stupivano sempre di venire salutate da questa madamin tipo che era mia madre, e gentilissime rispondevano anche loro, bundi madamin. Dunque, è un giallo e comincia con un delitto. E il protagonista è un carabiniere, un colonnello dei carabinieri, che tra l'altro è protagonista anche di tuoi precedenti romanzi, il colonnello Anglesio. Sì, il colonnello Anglesio nasce nella Paziente numero 9, che è un romanzo ambientato invece nel 1942, anche qui a Genova, e poi compare in un racconto breve che si intitola Per una cipolla di Tropea, che ha fatto parte di un'antologia. Da cui è nato proprio questo romanzo, mi sembra, infatti. Era il nucleo iniziale da cui è partito questo romanzo. Da cui è partito poi il romanzo. E Per una cipolla di Tropea ha fatto parte di un'antologia di Mondadori, e poi devo dire, mi hanno chiesto quelli della Mondadori se potevano metterlo in rete come una sorta di promoter dell'antologia, e ha scaricato tantissimo, è stato uno dei libri più letti, è gratis come ebook, è stato uno dei libri più letti di quest'anno, dell'anno passato. Questo romanzo è strutturato in tre parti, sì. Il passato, cioè il presente, che è 1952, abbiamo detto, il passato, e poi il passato non muore mai. Esatto. E il passato conta molto, sia in senso politico, sociale, quello che è successo durante la guerra, e ne parleremo un po', e anche il passato del protagonista, del colonnello Anglesio, perché pesa continuamente nella psicologia di tutto il romanzo. Tra l'altro vi ricordo che Alessandro De Filippi è medico e psicanalista, e quindi l'aspetto psicanalista, i sogni, l'introspezione dei personaggi conta molto nella costruzione di tutta la tua vicenda. Credo che abbia contato in tutti i miei libri, ma non perché è il mio mestiere. Io credo di aver fatto due mestieri, che sono appunto lo psicoanalista e lo scrittore, che sono in qualche maniera compensatori l'uno con l'altro, no? Si stanno insieme bene. Non ho mai adoperato storie dei miei pazienti per scrivere i miei libri, le storie arrivano per conto loro. Però è chiaro che il passato è importante. Io credo che la narrazione sia
una delle cose più importanti che abbiamo. C'è una scrittrice inglese che si chiama Scarlett Thomas, che scrive in uno dei suoi libri, libri molto belli, molto singolari, scrive: abbiamo bisogno della narrativa perché siamo condannati alla morte. Ecco, è una frase molto forte naturalmente, però io credo abbia un senso profondo. Abbiamo bisogno della narrativa perché senza narrativa, senza narrare, senza vedere il nostro passato anche, o il passato dei nostri personaggi in un'ottica narrativa, noi non troviamo un senso. E scrivere, come fare lo psicoanalista, è cercare costantemente un senso o cercare di costruirne uno. Per rimanere nel tema un po' della psicanalisi, tu hai collaborato alla sceneggiatura del film di Roberto Faenza, Prendimi l'anima, che è ispirato alla vita di Carl Gustav Jung, che è un tuo mentore, Carl Gustav Jung. Io sono uno psicoanalista junghiano e, come dire, per me credo che forse il libro fondamentale della vita, abbiamo tutti dei libri che per noi segnano delle tappe, segnano dei momenti che ci dicono quello che noi dovremmo fare, quello che noi potremmo magari diventare, è stato sicuramente l'autobiografia di Jung. Quella cura di Agnela Jaffe. Esatto. Ricordi, sogni, riflessioni. Fondamentale per tutti noi. È un libro da leggere, mi raccomando. È una raccomandazione assoluta. Anche se non fate gli psicanalisti e se non siete in psicanalisi. Torniamo al romanzo. Certo. Il romanzo inizia con una brutta morte di un professore universitario che è stimato da tutti e ha avuto anche vicissitudini molto pesanti, sono morti due figli come partigiani, la moglie poi si è suicidata anche a seguito di questa cosa. E quindi questo personaggio è molto ben valutato dalla società, da tutti, ma nei tuoi romanzi poi si scoprono gli altarini, possiamo dire, ci sono anche dei lati B, lati oscuri. E quello che mi ha colpito, che mi ronza, te l'ho già detto dopo aver letto, è la scritta, o meglio l'incisione che viene fatta sui cadaveri, che è molto criptica, e la leggerò: «Erché teotanato ti respettei, ma to trapanitu to coftero». Mi sono detto, ma questo che è egizio, è una cosa... Questa scritta, ci puoi dire qualcosa senza svelare l'assassino? Molto poco, perché non posso neanche dire in che precisa lingua è questa scritta, perché altrimenti direi troppo. Posso dire che è una scritta che fa parte di un canto di morte tradizionale di una determinata zona. E il significato, poi questo... Leggendo questo romanzo avvincente, la prima domanda che ci si fa come lettori è: siamo di fronte a un killer seriale? No, non siamo di fronte a un killer seriale. Siamo di fronte a vicende molto complesse e che vengono indagate da questo comando dei carabinieri. Allora, illustraci... Dacci qualche pennellata sui personaggi, a parte il colonnello Anglesio. A parte il colonnello Anglesio, ci sono due collaboratori molto, molto singolari. Uno è il maresciallo Vercesi, che è un personaggio che è la tipica spalla che c'è quasi sempre nei racconti polizieschi, che c'è anche nei fumetti della Bonelli, mi viene in mente. La spalla deve essere un personaggio credibile, in gamba, abile, ma anche capace di portare una nota ironica, se non addirittura comica. E Medardo Vercesi, pavese di Vaccarizza, noto anche come il foro romano, perché ha una pancia piuttosto evidente, e si diceva che il foro di Mussolini o foro romano fosse fosse legato al fatto che gli italiani erano costretti a tirare la cinghia durante la Seconda Guerra Mondiale, e lui invece smentiva già nel primo libro in cui compare questo aspetto, perché lui appunto è un amante della tavola. E poi c'è un altro carabiniere che invece è il suo contrasto, potremmo dire, Alto Segaligno, ed è un personaggio interessante, il brigadiere Ferrari, perché, come dice l'editor Francesco Colombo, che mi ha aiutato poi nel risistemare alla fine tutto il libro, è quello con il quale saresti contento di infilarti in un vicolo buio, perché sai che saresti al sicuro. Di vicoli bui ce ne sono tanti. Ci sono i Carrugi, sai. Tanti Carrugi e anche angoli particolarmente bui in senso metaforico. E
Questi, perché non c'è solo un assassino, ce ne sono alcuni, ma non vi dico quanti, sono caratterizzati dalla tortura. Questo fatto della tortura, dell'uso degli strumenti chirurgici, tra l'altro un riferimento è al film Il gabinetto del dottor Caligari, un film bianco e nero. Che l'espressionismo tedesco fu straordinario. Ma anche uno dei tuoi primi libri che mi ricordo, Locus Anime, ci sono questi ambienti. Che rapporto hai con questi ambienti, diciamo, quasi criptici, sotterranei, questi torturatori, questi... È un'ottima domanda, perché io in realtà sono una persona mite, direi, un pacifista sicuramente, sono uno di quelli che hanno ancora giocato con pistole, fucili, archi e frecce, e proprio forse per questo aborro, come diceva Mughini, la guerra e aborro la violenza. Però credo che esista una parte nera dentro ciascuno di noi, basta leggere Dostoevsky, per esempio, o basta fare il mio mestiere, o il mestiere del medico, come tu sai altrettanto bene. E credo che questo aspetto, nei miei libri non c'è mai nulla di splatter in realtà, tutto è molto sterilizzato da questo punto di vista, non ci sono scene, credo, sgradevoli, però c'è il sangue, perché il sangue ha una valenza simbolica molto forte. E io credo che questo sia legato al mio mestiere precedente. Io, prima di fare lo psicoanalista, ho fatto il chirurgo per 7 anni e quindi resta questo fascino legato allo strumento chirurgico, resta questo fascino legato anche al fatto che chi sta dalla parte di chi opera, il chirurgo, non vede più la persona ma vede un pezzo. E se non vedesse un pezzo ma vedesse la persona, sarebbe un gran pasticcio, perché ti troveresti in difficoltà. Il colonnello Anglesio arriva sul luogo del delitto e, ahimè, indagando, scende in sotterranei, non per niente nei sotterranei, e viene ferito anche gravemente, viene ricoverato. Viene ricoverato e poi questa convalescenza, diciamo, è allungata. Sembra quasi ad arte, cioè non sembra casuale che venga prorogata anche da un medico legale spiacevolissimo, come per tenerlo fuori dalle indagini, altrimenti ci si sarebbe buttato, nonostante questo si butta. Nonostante questo si butta. Beh, questo è legato, credo, alla parte più storica del libro, nel senso che il libro è legato a degli eventi molto... molto particolari, molto forti, molto che hanno lasciato una traccia molto profonda nella coscienza degli italiani e che sono legati al periodo della Resistenza. Posso dire che chi leggerà vedrà poi di che cosa sto parlando, posso dire che ho ricevuto delle telefonate che mi hanno fatto un grande piacere, di persone anziane. Mi ricordo soprattutto una signora ottantenne di Genova che mi ha telefonato ringraziandomi per il libro, ringraziandomi per aver descritto quel periodo, quei luoghi, quella temperie, come si diceva una volta, che era così complicata, così faticosa, così difficile, si era in conflitto gli uni con gli altri. E credo che... E questo c'entra naturalmente con il fatto di cercare di tenere Anglesio lontano dalle indagini, perché Anglesio è come Ancanda Trifule, come si dice a Torino, no? Cioè è uno che cerca e non molla la presa. La ricerca storica, perché questo si può anche dire che è un giallo storico, quindi sì. A te piace ambientare in certi periodi e poi, dopo che hai steso la parte, diciamo, narrativa pura, ami molto andare a verificare i particolari, i luoghi, i fatti e lì intrinseci con la storia. Sì, è una parte che mi piace molto fare. Intanto credo che per me sia necessario avere una determinata distanza rispetto a quello che racconto, ed è per questo che ambiento sovente le mie storie in altre città o in altri luoghi proprio, e magari in un tempo diverso. Alle volte li ambiento in luoghi che non ho mai visto, ad esempio in quello che è uno dei miei libri preferiti, Manca sempre una piccola cosa, che è uscito da Einaudi, che è invece un romanzo di formazione, si potrebbe dire, Manca sempre una piccola cosa, ambientato in parte in Belgio, che conosco poco, e in parte in Alaska, che non conosco affatto. E mi è accaduto anche un aneddoto molto divertente.
quando scrissi un altro dei miei libri prediletti, che si intitola Angeli e che uscì molti anni fa da Passigli, e che è un libro fantastico, fantastico non nel senso di tanto bello, ma un libro di genere fantastico, io scrissi una parte ambientata in Eritrea, nella Dankalia, che è una zona desertica, la zona nella quale, forse più selvaggia della terra, nella quale si raggiungono delle temperature di 70 gradi centigradi. Io non sono mai stato in Dankalia, però documentandomi l'ho costruita come sembrava a me. Ed è successo un giorno che mi chiese un appuntamento in studio un signore che arrivò e mi disse: sa, io ho letto il suo libro e ho visto che lei è stato in Dankalia, si capisce perfettamente, e quindi voleva da me tutta una serie di indicazioni per il viaggio. E quando gli dissi: ma io veramente la Dankalia non l'ho mai vista, rimase sconcertato. Parliamo un momento d'amore. Il colonnello Anglesio. Mamma mia, che argomento difficile. Si potrebbe dire che è molto più facile parlare di Dio che di l'amore tra delle coppie, assolutamente, i rapporti affettivi. In ogni caso è complicato Anglesio, perché intanto è vedovo, cioè si domanda per tutto il romanzo: sono vedovo realmente? Perché la moglie è scomparsa, ufficialmente cadendo da una scogliera sopra Noli, che verrà visitata in un pellegrinaggio della memoria in una bellissima pagina del romanzo. Ma questa Laura, che aveva dei problemi psichici, ma ce ne parlerai tu, è morta, ma non è mai morta nel cuore di... È vero. E l'altra figura femminile, quella attuale nel romanzo, è Letizia, diciamo ereditiera di una famiglia di cantieristi genovesi. E questo rapporto, per l'amore che è stato, sensi di colpa, non sensi di colpa, tra l'altro la moglie del colonnello e protagonista del tuo precedente romanzo, La paziente numero 9, ambientata nel manicomio di Prato Zanino, sì, Al tempo del fascismo. Bene, parlaci d'amore. E questa giovane fanciulla, che è innamorata del nostro, e lui la fa tribolare, cioè si fa abbastanza desiderare. E perché Anglesio è un uomo come tanti di noi, che sono bravi nel loro lavoro, che sono bravi magari anche nell'affrontare delle cose, ma affrontare l'amore per i maschi è una cosa molto complicata, perché l'amore è qualcosa che mette profondamente in crisi gli uomini, molto più delle donne. Le donne sanno muoversi in amore, gli uomini no. E noi dobbiamo imparare a muoverci come dobbiamo imparare a muoverci in cucina, per esempio, no? Generalmente, per motivi di tradizione, saranno giusti o meno giusti, sono le donne a saper muoversi in cucina. Se noi vogliamo cucinare, come piace a me, o vogliamo essere, come dire, un po' esperti d'amore, dobbiamo imparare. E quindi credo che ogni libro che parli d'amore sia anche una educazione sentimentale. E Anglesio è nelle peste, perché si trova una donna che ha la metà dei suoi anni, che lo vuole, e lui la vuole ma non lo sa, non gli è molto chissà chiaro. Se lo saprà nei prossimi romanzi, non sappiamo. Non è dato saperlo. Ma ha introdotto il tema della cucina, in Chef Book viene bene anche fare un cenno a questo, perché nei tuoi romanzi la cucina è ben presente. Intanto questo romanzo genovese è un tripudio di ricette genovesi. Beh, certo. La focaccia di Cicin, personaggio notevole, un oste. Cicin, volevo dire una cosa, Cicin esiste nella realtà, non è a Bocca d'Asse, perché Cicin ha un'osteria a Bocca d'Asse ed è un personaggio che ha una storia molto complicata. Il Cicin che conosco io ha una storia molto più lineare, ma esiste, ed è un oste di Torino, ed è l'oste. L maiuscolo O maiuscolo. E ogni, cioè, scrittore ha il suo oste. Esatto, ma poi l'oste deve essere grosso, deve essere un po' burbero, ma allo stesso tempo gentile, deve essere accogliente, deve essere quello che ti conosce e ti porta già un po' psicologo, la bottiglia prima. Oh, altro che. Poi il mio oste prediletto è anche un esperto di storia, cioè un bel tipo. Allora, la buridda, il ciupin, in branda cuyun, le trofie e il pesto immancabili, le zigole pine. Insomma, ne hai fatte di ricette, sei un cuoco anche tu. Mi piace. Poi branda cuyun, per esempio, bisogna raccontare qualcosa, perché branda cuyun è un piatto straordinario. C'è tutta una serie di piatti in Italia che si fanno con il baccalà, e il baccalà sarà noto a tutti, ed io, perché è noto che lo stoccafisso, il baccalà e il merluzzo sono una sorta di trinità.
Sapete che il baccalà si chiama baccalà, quello cioè conservato sotto sale, si chiama baccalà qua nell'ovest, mentre invece nell'est, in Veneto, il baccalà è lo stoccafisso, quello essiccato e conservato in questa maniera. Allora, il brandacuyung è un piatto che ha qualche affinità con il baccalà mantecato veneziano, che però è stoccafisso. Il brandacuyung, cioè, è un piatto meraviglioso in cui si fa una sorta di trito, di impasto di baccalà con le patate, che ricorda anche un po' la brandade de Moreux francese. Il nome però è interessante. Si dice che si chiami così perché per fare il brandacuyung si prendeva una ciotola, la si metteva tra le cosce, se la mettevano gli uomini, che ci voleva un grosso lavoro con il mortaio, e quindi branda, cioè muovi, agita, cuyun, direi che non è necessaria la traduzione. Un'altra versione dice invece che si mettesse a fare questo qualcheduno che non era particolarmente lucido, gli si dicesse di continuo branda, cuyun, branda, e così via. E bisogna annaffiare i piatti così, e quindi pigato. L'Amontillado González Bias. Una citazione da Po. Rum di pessima categoria, di alta qualità, grappe, whisky scozzese, whisky ordinario, insomma ce n'è. Torniamo al romanzo, anche perché il tempo è naturalmente implacabile. Tecnica dello scrittore, tu parti, come ti piace dire, parti non sapendo, cioè lasciandoti guidare, attrarre, cioè i personaggi, la storia si fa da sé e poi la organizzi. Questa è la tua tecnica. Cosa dici, puoi dire ai lettori riguardo a questo romanzo? Perché leggerlo e cosa avranno come sensazione? Credo che come sensazione avranno una sensazione di commozione, di divertimento, di tensione, talvolta anche un po' di paura, come ci deve essere in un romanzo nero. Perché leggerlo? Perché è scritto bene, naturalmente. Perché è ben cucinato. È ben cucinato, perché secondo me è un bel romanzo. Come tu dicevi, la tecnica è un aspetto particolare. Per scrivere un romanzo di questo genere, in teoria, uno dovrebbe fare come fanno alcuni miei amici, che fanno delle complesse scalette, e solo quando hanno aggiustato tutto, anche le ore, i minuti, perché in un giallo sono importanti, si mettono a scrivere la storia. Io non sono capace. Nel senso che io ho in mente magari un'immagine, magari una musica, magari un profumo, e parto da quello. E poi la storia va da sé, nel senso che è l'inconscio a dettarla, io scrivo quello che mi dice. Mi ha molto intrigato leggerlo, invito tutti a leggere questo bel romanzo, Viene la morte che non rispetta. Vi garantisco una cosa, che fino alla fine, alle ultime pagine, non saprete chi è l'assassino. E questa tensione elastica che mantieni fino all'estremo è una tua tecnica molto abile. Ottimo. Hai già in cantiere un prossimo? Sì, devo consegnare entro 30 ottobre il prossimo libro, la prossima storia di Anglesi. E allora immergetevi tutti in queste atmosfere del dopoguerra genovese e avrete non solo il brivido di un romanzo noir molto intrigante, ma anche delle atmosfere che oggi non ci sono più. By the time I'm done, let's have a ball and a biscuit, sugar.